Salve, qui il vostro Santo Chan con un'inquietudine. Ho saputo dal telegiornale di questa mattina che abbiamo un nuovo governo, quello Renzi. Ma chi l'ha votato? Chi sta governando il nostro paese? Perché abbiamo avuto Monti che non l'ha votato nessuno, Letta che non l'ha votato nessuno. E adesso questo governo Renzi, che non l'ha votato nessuno. Poi dicono i politici che non c'è una cassa politica in Italia. Con tutti questi primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri, messi a dito, da quello che per non fare le elezioni Giorgio Napolitano ha fatto il sacrificio di rimanere in carica, e quindi non solo non possiamo votare il Presidente della Repubblica, ma addirittura il governo, perché prima tu votavi e i partiti si mettevano d'accordo, adesso si sono messi tutti d'accordo perché gli italiani non votassero. Ma mi togliete un dubbio, chi sta governando il nostro bel paese? Chi sta governando l'Italia? Giorgio Napolitano, i deputati, i senatori, che si aumentano lo stipendio, le finanziazioni pubbliche dei partiti che non sono state deputate. Chi governa l'Italia? Ci sarà un altro primo ministro, un altro presidente del Consiglio dei Ministri dopo Renzi che nessuno avrà votato? Ma che è la nostra? Una repubblica rappresentativa o un'autarchia che si votano da soli, sempre si scambiano le sedie? Mi raccomando, fatemelo sapere. Chi governa l'Italia? Ma si andrà mai alle elezioni? E quando passerà la crisi per andare a votare? Sembra un colpo bianco. Sembra come il colpo dei generali sudamericani, che se ne sarebbero andati dal governo, se tutto sarebbe migliorato. E intanto rimanevano, si perpetuavano al governo di fatto, tiranneggiando, facendo dei dettami. Per quello dittatore. In Italia ci sono dei dittatori già, fanno dei diktat e si perpetuano al governo. Mi raccomando, Marco Travaglio, dicelo tu quello che sta succedendo, eh? Ciao! E poi, il nodo della questione sarebbe che bisogna fare, già dai tempi di Monti, le riforme elettorali. Vogliono anche mettere mano sulla Costituzione. E il problema vero è, chi farà tutte queste riforme elettorali della Costituzione? Si andrà alle elezioni con una vecchia classe politica e nuove leggi elettorali? O con una nuova classe politica, tra virgolette nuova, e vecchie leggi elettorali? Allora per quello si perpetuano al governo, perché la vecchia classe politica vuole fare le riforme per la nuova legge elettorale, cioè le pre-riforme, per poi andare ai voti. E quello è il nodo corsorio di tutto il problema. Noi politici non ci saranno mai, perché sono tutti riciclati. Però intanto si votano fra di loro, danno fra di loro il mandato elettorale. Allora, si perpetuano senza la legittimità del voto popolare per fare le riforme che saranno impopolari, e quindi si alleano, fanno un inciuccio fra di loro, per poi andare alle elezioni con le leggi elettorali che hanno voluto quelli della vecchia casta politica. Saranno nuovi però vecchi, e nulla cambia. Che bisogna fare? Come ha fatto Robespierre in Francia per avere una nuova classe dirigente? Come avere una nuova classe dirigente e nuove leggi elettorali senza che i vecchi politici facciano le leggi nuove, nuove fra virgolette, o che le nuove leggi fatte dai politici vecchi facciano nuovi politici fra virgolette? È un problema. In qualche punto bisogna tagliare il cerchio, come direbbe Buddha, per non cadere sempre nello stesso circolo vizioso. Vecchi politici che fanno nuove leggi, le nuove leggi dei vecchi politici che promuovono la stessa classe dirigente di sempre, i soliti noti, che saranno nuovi ma vecchi perché avranno la vecchia mentalità. Come uscire da tutto questo? Io non ho idea. Per favore, aiutatemi a comprenderlo. Ciao, questo è stato un breve PS.